Salve, in questo video mostro un altro problema presente all'interno del paradigma nichilista e del pensiero contemporaneo, secondo cui non esistono verità assolute e incontrovertibili, non è possibile sapere nulla con certezza assoluta, ma al massimo si può tendere a un sapere dal valore ipotetico probabilistico. Qual è uno dei tanti problemi presenti in questo paradigma? Che il caso non può essere escluso neanche nella sua forma più estesa e radicale. Il concetto di caso. Il caso non dovrebbe esistere, perché se inteso nella sua forma assoluta è una contraddizione, in quanto significherebbe che un certo evento non dipende da nulla, cioè che avverrebbe senza una causa, o che la causa, contraddittoriamente, determinerebbe un effetto non previsto necessariamente, cioè da una certa causa non seguirebbe necessariamente un certo effetto, ma ne potrebbero venire fuori a caso, appunto, vari, senza quindi una connessione necessaria. Ma se manca la connessione necessaria, non può esserci la causa, perché la causa è tale proprio quando implica necessariamente lo sviluppo di un effetto. La meccanica quantistica, essendo la visione più nichilista all'interno della scienza, propone un'interpretazione puramente nichilista che afferma l'esistenza dell'indeterminato. La natura ultima della realtà a livello quantistico subatomico sarebbe indeterminata, intrinsecamente indeterminata. Chiudiamo questa parentesi, non ho intenzione qui di riprendere i problemi che riguardano il principio di indeterminazione, la contraddittorietà di quell'interpretazione. Ricordiamo che è un'interpretazione, non è un fatto, non è un'evidenza. E non la si può porre come evidenza perché fa parte di un paradigma che stabilisce che ogni cosa ha un valore ipotetico e probabilistico, ma mai assoluto, mai incontestabile, mai incontrovertibile. Quindi non può affermare nulla in modo assoluto. Non può negare anche nulla in modo assoluto, ma sempre in modo parziale, relativo, ipotetico, che potrebbe cambiare. Ma adesso concentriamoci sul problema del caso. Se il caso viene inteso solo come concetto approssimativo, perché non si riesce a determinare un certo esito di un certo evento, e quindi lo si chiama caso, ma in maniera approssimativa, cioè per invece indicare il fatto che non si conoscono tutti i fattori e le variabili per poter determinare l'esito di un certo evento e dello sviluppo quindi di un certo sistema, magari. Ma il problema è che all'interno del paradigma che sto qui criticando, il caso potrebbe anche esistere in modo assoluto. Perché appunto questo paradigma non può escludere niente in modo assoluto, perché anche escludere in modo assoluto qualcosa significa affermare una verità assoluta. Ma questo paradigma afferma l'impossibilità di affermare verità assolute. Tra parentesi, questo paradigma è autocontraddittorio ed è totalmente incoerente perché già il porsi in questi termini significa pretendere di avere una verità assoluta, cioè che le cose stiano come esso afferma, cioè che non sia possibile arrivare a una verità assoluta. Chiusa parentesi. Ora, il fatto che il caso in assoluto non possa essere escluso all'interno di quel paradigma significa che quel paradigma non può neanche escludere che tutta la realtà sia un insieme fortuito di casi. Tutti gli eventi di miliardi e miliardi d'anni che riguardano il macrocosmo, il livello subatomico, il pianeta Terra, tutti gli altri pianeti, che sia tutto un insieme di eventi casuali. Ovviamente sarà una probabilità, non so a quante centinaia di migliaia o milioni di zeri, 0,00, forse ci sarà una catena di milioni di zeri.
prima di arrivare a un numero distinto dallo zero, quindi una probabilità scarsissima, però non è zero. Non è zero. E siccome non è zero, non può esserlo perché altrimenti questo paradigma starebbe incoerentemente affermando la certezza assoluta di un qualcosa, non può negare che questa minima possibilità possa essere verità, possa essere la realtà, cioè che tutta la realtà sia stato un insieme di casi. Attenzione, non lo penso io, cerco di chiarire. Io non sostengo questo paradigma e il mio obiettivo è dimostrare a cosa va incontro a causa delle premesse scorrette che adotta, a cosa va incontro e quanto è incoerente nel non ammettere certi esiti. Quindi non sto dicendo che la realtà sia un insieme di casi, assolutamente, io sono il primo a negare che esista il caso, perché il caso, riprendendo le tesi di Severino, è una contraddizione in quanto, come dicevo prima, significa che l'effetto non segue dalla causa in modo necessario. Vuol dire che le cose accadono senza un motivo e quindi accadono dal nulla, provengono dal nulla, senza una razionalità, senza nessun collegamento necessario con l'essere e la struttura ontologica del reale. E allora il caso non può mai esistere in nessuna misura. Non neanche lo 0,00001 per milioni, per miliardi, non saprei adesso che numero indicare. Non può esistere neanche in un caso il caso. Ora, figuriamoci se può esistere la prospettiva, può prospettarsi una condizione assurda per la quale tutti gli eventi siano tutti un caso. Nonostante seguino una coerenza, anche quella coerenza potrebbe essere tutto un frutto casuale. Non è esclusa totalmente questa possibilità dentro questo paradigma, è chiaro? Non è esclusa. E ora dove voglio arrivare? Perché già so che qualcuno inizia a dire sì, vabbè, ma è una possibilità talmente bassa che non deve essere presa in considerazione. E no, e qui vi voglio, cari nichilisti, qui avviene un'altra confutazione plateale del vostro paradigma. Perché voi per ricorrere a questa giustificazione dovete presupporre infondatamente la certezza che tutti gli eventi della realtà, in cui sono incluse anche le stime dell'alta probabilità di una certa catena di eventi, non sia casuale. Cioè dovete presupporre la necessità del valore realizzato da una certa stima di attendibilità, di probabilità, e quindi dovete presupporre con certezza, non con grande probabilità, ma con certezza che la realtà non sia tutto un insieme di eventi casuali. E ricorrere al risultato di un evento che fa parte della realtà, al risultato secondo cui la situazione che vede la realtà come un insieme di eventi casuali è improbabile, non può essere usata come premessa per avvalorare l'idea che sia da scartare questa ipotesi che viene ritenuta altamente improbabile. E nel vostro paradigma non la si può scartare. E allora come la mettiamo adesso? La realtà potrebbe essere, se stessimo in accordo con il vostro paradigma, un insieme di casi. Tutti gli eventi, compresi quelli che riguardano lo sviluppo delle stime, dei conti, dei calcoli, dei metodi e dei sistemi che dovrebbero stabilire cosa è altamente probabile e cosa è scarsamente probabile. Anche quelli potrebbero essere tutti eventi casuali e non avere nessuna necessità dietro. E allora, vuol dire che non potendo escludere questa possibilità, non potete neanche dire che sia tanto probabile o poco probabile. Potrebbero avere lo stesso valore, o addirittura potrebbe essere nel vostro paradigma più probabile che tutto un caso piuttosto che il contrario. Non c'è un modo oggettivo per stabilirlo, se non ricorrere alla solita autoreferenzialità, al solito presupporre quello che si dovrebbe dimostrare, commettendo l'errore della petizio principii, cioè usando delle premesse che vengono messe in dubbio per invece avvalorare le proprie conclusioni. Come la mettiamo adesso? Questi sono altri esiti, clamorosi, surreali, a cui si va incontro nel vostro paradigma. Non so se qualcuno ha
sviluppato questo tipo di riflessione. A me è venuta perché ho pensato al concetto di caso in rapporto al paradigma nichilista, relativista, contemporaneo. È clamoroso. Quindi la realtà potrebbe essere, ripeto, stando al vostro paradigma, un insieme di casi. E questa ipotesi, per quanto possa essere ritenuta improbabile, potrebbe essere probabilissima, non vera semplicemente come realtà, ma proprio la sua stima potrebbe essere uguale o maggiore di quella contraria, perché non c'è un modo oggettivo di stabilirlo al di là dell'autoreferenzialità del paradigma, ma è proprio quell'autoreferenzialità che comporta questi problemi e che viene messa in discussione. Tuttavia, se la realtà fosse un insieme fortuito di casi, sarebbe una contraddizione, perché, come dicevo prima, potrebbe dire che gli effetti vengono fuori dal nulla, vorrebbe dire porre ontologicamente ciò che non può esistere, cioè il non essere, da cui deriverebbero le cose, cioè gli effetti che non proverrebbero dalle cause. E quindi le cause non sarebbero cause degli effetti, perché le cause per esserlo devono determinare in modo necessario i risultati che sono gli effetti. Quindi se non ci fosse quella necessità non ci sarebbero neanche le cause, ci sarebbero solo eventi sconnessi che capitano a caso, ma che per magia, per fortuito caso cosmico, mostrano una coerenza illusoria e ingannevole, clamorosa in quel caso. È incredibile, è incredibile. Più ci penso e più rimango senza parole rispetto al fatto che questo paradigma non possa neanche escludere questa possibilità. Non la può escludere, ma non la può escludere neanche come posso dire, come poco probabile. No, deve tenere in considerazione la possibilità che possa essere, abbia un valore, possa avere un valore preponderante nel rapporto tra le due ipotesi. Quindi non è che se ne può sbarazzare dicendo: vabbè, ma secondo i nostri calcoli la probabilità è quasi pari a zero. No, non si può stabilire che è pari a zero, in modo assoluto, ma sempre in modo arbitrario e relativo in questo caso. Perché nulla vieta che anche tutti i conti e tutti i fenomeni, gli eventi implicati nel risultato, nella produzione della stima di cosa sia probabile e meno, facciano tutte parte queste tappe della casualità, del caso. E quindi non ci sarebbe nessuna necessità dietro di loro, nessun valore attendibile necessario dietro. Niente. E allora, come potete, cari nichilisti, se stanno così le cose e stanno così fino a prova contraria, stando proprio al vostro paradigma, come potete escludere che tutto sia un caso fortuito e che quindi il vostro paradigma possa comportare una contraddizione tra le tante altre di questo tipo? Cioè che non sia neanche in grado di negare questa possibilità assurda. Un caro saluto.